Ecco, siamo qui con Padre Lepori, come sta andando il sinodo e quali sono le cose importanti che stanno emergendo? Ma io direi qui al sinodo, anzitutto è l'esperienza sinodale in quanto tale che è importante, perché è proprio un avvenimento di chiesa, di comunione fra tutti questi pastori e queste persone che partecipano. Per cui si sente anzitutto pulsare la vita della Chiesa in tutte le parti del mondo, e credo che questo avvenimento che fa da sfondo a quello che si dice, alle idee che si esprimono o che si cercano, alle decisioni che si vorrebbero prendere, ai testi che si vogliono preparare, è questo avvenimento, questo aspetto di avvenimento, di comunione che viviamo, che fa il vero sinodo, che dà sostanza a quello che stiamo pensando, che stiamo capendo, e soprattutto che prova che l'Spirito Santo è all'opera, ecco, come una percezione incarnata dello Spirito, che dà anche speranza sicuramente sul bene che il sinodo è e sarà per la Chiesa e per i giovani. La cosa che la sta colpendo di più? Ma mi colpisce anzitutto la testimonianza delle membra sofferenti della Chiesa. Sono stato molto molto colpito dall'intervento del ragazzo iracheno della settimana scorsa. Mi ha trasmesso una commozione, ho pianto qualche minuto, proprio come sentire che la ferita che sta al fondo di tutto il problema giovanile, ma che è il problema dell'uomo, è come è entrata al cuore del sinodo in quel momento, no? Più che attraverso tutto il resto. E io credo che è proprio da quel momento lì che lo Spirito ci ha indicato: qui dobbiamo, essere responsabili delle ferite delle membra di Cristo, cioè proprio che Cristo sta soffrendo, che Cristo vive un bisogno di consolazione e di accompagnamento, che è il vero problema dei giovani, no? Penso che quello che si deve proprio, che dovrebbe scaturire da questo sinodo, è una capacità nuova, una decisione nuova di accompagnare i giovani, di essere che la Chiesa coi giovani e per i giovani sia presente ad accompagnarli sul cammino della vita e del senso della vita, annunciando Cristo, incarnando Cristo per i giovani e con i giovani nel mondo. Grazie.